Italian familiarization and short term course. Lesson 23. An invitation. Dialogue for listening. Pronto, casa Lauricella. Lucia, ciao, sono Steve, come va? Bene, grazie e tu? Bene, grazie. Di un po'. Hai già preso impegni per sabato sera? Pensavamo di organizzare una cena da noi. Mi pare di no, ma fammi vedere la mia agendina. Sabato 9? Sì, sono libera. Verrò con piacere. A che ora? Alle otto. Senti, Lucia, ho ordinato una crostata all'extra bar. Puoi farmi la cortesia di ritirarla? Guarda che è già pagata. Aspetta che me lo scrivo. Dimmi chi ci sarà? Ci saranno i Gimlin, John Williams dell'ufficio amministrativo e pensavo di invitare anche una coppia di italiani, nostri vicini di casa. Grazie ancora dell'invito. Ci vediamo sabato sera allora. Salutami tua moglie. Ciao. Senz'altro, non dimenticarti il dessert. Ciao. Buongiorno, sono Steve Phillips. Potrei parlare con la signora Rizzo? Oh, signor Phillips, che piacere sentirla. Come sta? Bene, grazie. Signora Rizzo, vorremmo invitarvi a cena sabato prossimo alle 8. Siete liberi? La ringrazio. Purtroppo non ci sarà possibile accettare il vostro invito. I miei suoceri vengono a trascorrere la fine settimana da noi. Peccato, contavo sulla vostra presenza. Beh, sarà per un'altra volta. Buongiorno. Buongiorno e grazie del pensiero. Dialogue for repetition: Pronto? Casa Lauricella. Lucia? Ciao, sono Steve. Come va? Bene, grazie, e tu? Bene, grazie. Di un po'. Hai già preso impegni per sabato sera? Pensavamo di organizzare una cena da noi. Mi pare di no, ma fammi vedere la mia agendina. Sabato 9... Sì, sono libera. Verrò con piacere. A che ora? Alle otto. Senti, Lucia. Ordinato una crostata all'Extra Bar, puoi farmi la cortesia di ritirarla? Guarda che è già pagata. Aspetta che me lo scrivo. Dimmi, chi ci sarà? Ci saranno i Gimlin, John Williams dell'ufficio amministrativo. E pensavo di invitare anche una coppia di italiani, nostri vicini di casa. Grazie ancora dell'invito. Ci vediamo sabato sera allora. Salutami tua moglie. Ciao. Senz'altro, non dimenticarti il dessert. Ciao. Buongiorno, sono Steve Phillips. Potrei parlare con la signora Rizzo? Oh, signor Phillips, che piacere sentirla. Come sta? Bene, grazie. Signora Rizzo, vorremmo invitarvi a cena sabato prossimo alle 8. Siete liberi? La ringrazio. Purtroppo non ci sarà possibile accettare il vostro invito. I miei suoceri vengono a trascorrere la fine settimana da noi. Peccato. Contavo sulla vostra presenza. Beh, sarà per un'altra volta. Buongiorno. Buongiorno e grazie del pensiero. Taking it apart. Vocabulary. to accept accettare accettare address book agendina agendina wait a minute i'll write it down aspetta che me lo scrivo aspetta che me lo scrivo hi hello goodbye Ciao. Ciao. Couple. Coppia. Coppia. You are. Say. Say. Who is going to be there? Chi ci sarà? Chi ci sarà? There will be. Ci saranno. Ci saranno? How are things going? Come va? Come va? To count. Contare. Contare. I was counting on your being here. Contavo sulla vostra presenza. Contavo sulla vostra presenza. Favor cortesia cortesia pie crostata crostata at our place da noi da noi tell me di un po' di un po' tell me Dimmi. Dimmi. Weekend. Fine settimana. Fine settimana. To look at, watch. Guardare. Guardare. Look, it's already paid for. Guarda che è già pagata. Guarda che è già pagata. Do you have any commitments? Hai già preso impegni? Hai già preso impegni? Mai. I miei. I miei. To invite. Invitare. Invitare. We would like to invite you to form. Vorremmo invitarti. Vorremmo invitarti. We would like to invite you, plural. Vorremmo invitarvi. vorremmo invitarvi invitation invito invito husband marito marito wife moglie moglie don't forget Non dimenticarti. Non dimenticarti. To organize. Organizzare. Organizzare. To seem. Parere. Parere. I don't think so. Mi pare di no. Mi pare di no. Too bad. Peccato. Peccato. To think. Pensare. Pensare. I was thinking. Pensavo. Pensavo. We were thinking. Pensavamo pensavamo Thought Pensiero Pensiero Thank you for your thoughtfulness Grazie del pensiero Grazie del pensiero To Thank Ringraziare. Ringraziare. I thank you. La ringrazio. La ringrazio. To greet. Salutare. Salutare. Give my regards to. Salutami. Salutami. To listen. Sentire. Sentire. Listen. Senti. Senti. In laws. Suoceri. Suoceri. To spend. Trascorrere. Trascorrere. Your. Tuo. Tuo. I'll come. Verro. Verro. Neighbor. Vicino di casa. Vicino di casa. Additional vocabulary. At my house. A casa mia. A casa mia. Buffet dinner. Buffet freddo, cena in piedi. Buffet freddo, cena in piedi. From seven o'clock on. Dalle sette in poi. Dalle sette in poi. After dinner. Dopo cena. Dopo cena. Party. Festa. Party. Festa. Party. Commitment. Engagement. impegno impegno What about Friday? Possiamo fare per venerdì? Possiamo fare per venerdì? To have a drink. Prendere un drink. Prendere un drink. To have something to drink. Prendere qualcosa da bere. Prendere qualcosa da bere. To postpone, hold off. Rimandare. Rimandare. Let's hold off. Rimandiamo. Rimandiamo. Answering machine. Segreteria telefonica. Segreteria telefonica. Since. Siccome. Siccome. Getting the feel of it. Pronunciation practice. Lucia, ciao, sono Steve, come va? Lucia, ciao, sono Steve, come va? Bene, grazie. Di un po', hai già preso impegni per sabato sera? Pensavamo di organizzare una cena da noi. Bene, grazie. Di un po'. Hai già preso impegni per sabato sera? Pensavamo di organizzare una cena da noi. Alle 8. Senti Lucia, ho ordinato una crostata all'Extra Bar. Puoi farmi la cortesia di ritirarla? Guarda che è già pagata. Alle 8. Senti Lucia, ho ordinato una crostata all'Extra Bar, puoi farmi la cortesia di ritirarla? Guarda che è già pagata. Ci saranno i Gimlin, John Williams dell'ufficio amministrativo e pensavo di invitare anche una coppia di italiani nostri vicini di casa. Ci saranno i Gimlin, John Williams dell'ufficio amministrativo e pensavo di invitare anche una coppia di italiani, nostri vicini di casa. Senz'altro, non dimenticarti il dessert, ciao. Senz'altro, non dimenticarti il dessert, ciao. Buongiorno, sono Steve Phillips, potrei parlare con la signora Rizzo? Buongiorno, sono Steve Phillips. Potrei parlare con la signora Rizzo? Bene, grazie. Signora Rizzo, vorremmo invitarvi a cena sabato prossimo alle 8. Siete liberi? Bene, grazie. Signora Rizzo. Vorremmo invitarvi a cena sabato prossimo alle otto. Siete liberi? Peccato. Contavo sulla vostra presenza. Beh, sarà per un'altra volta. Buongiorno. Peccato. Contavo sulla vostra presenza. Beh, sarà per un'altra volta. Buongiorno. Working with the Language. Model 1. Incomincio nel pomeriggio? No, non incominciare nel pomeriggio. Parto domani? No, non partire domani. Studio stasera? No, non studiare stasera. Rimango fino alle 5? No, non rimanere fino alle 5. Faccio questo ora? No, non fare questo ora. Vengo nel pomeriggio? No, non venire nel pomeriggio. Ripasso dopo domani? No, non ripassare dopo domani. Model 2. Quando posso cominciare? Domani. Comincia domani. Quando posso andare a casa? Subito. Va a casa subito. A che ora posso partire? Alle nove. Parti alle nove. Dove posso mangiare? Al ristorante qui vicino. Mangia al ristorante qui vicino. Quanto posso dire? Tutto. Di tutto. A che ora devo fare le spese? Nel pomeriggio. Fa le spese nel pomeriggio. Quando devo essere a casa sua? Alle 8.30. Sì, a casa mia alle 8.30. Model 3. Prendo l'autobus alle 9? Sì, prendilo alle 9. Accetto l'invito subito? Sì, accettalo subito. Prendo la macchina ora? Sì, prendila ora. Vado da Carlo dopo cena? Sì, baci dopo cena. Faccio subito gli inviti? Sì, falli subito. Do tutte le lettere? Sì, dalle tutte. Dico il mio nome ora? Sì, dillo ora. Model 4. Prendo l'autobus alle 9? No, non prenderlo alle 9. Accetto l'invito subito? No, non accettarlo subito. Prendo la macchina ora? No, non prenderla ora. Vado da Carlo dopo cena? No, non andarci dopo cena. Finisco le lettere subito? No, non finirle subito. Do tutti i soldi? No, non darli tutti. Dico il mio nome ora? No, non dirlo ora. Model 5. Facciamo questo lavoro domani? Sì, fatelo domani. Oh. No, non fatelo domani. Invitiamo i signori a cena? Sì, invitateli a cena. Vendiamo le macchine? No, non vendetele. Diciamo l'indirizzo? Sì, ditelo. Diamo la mancia? No, non datela. Restiamo qui cinque giorni? Sì, restateci cinque giorni. Andiamo a casa a piedi? No, non andateci a piedi. Model 6. Conosce il signor Donato? Sì, no. Mi pare di sì, o mi pare di no. Conosce la signora Russo? Mi pare di sì. Arrivano i signori americani? Mi pare di no. Viene con noi la signorina? Mi pare di sì. Saranno alla festa anche i caruso? Mi pare di no. È libero sabato il signor Leone? Mi pare di sì hanno accettato l'invito i signori Rosso? Mi pare di no. Model 7. Chi c'è al party di Laura? Tutti gli amici. Ci sono tutti gli amici. Chi c'è al party di Laura? Franca, Claudia e Mara. Ci sono Franca Claudia e Mara. Chi c'è al party di Laura? I Bianchi, i Vinci e i Williams. Ci sono i Bianchi, i Vinci e i Williams. Chi c'era al party di Laura? Franca, Claudia e Mara. C'erano Franca, Claudia e Mara. Chi c'era al party di Laura? I Leone, i Vinci e i Williams. C'erano i Leone, i Vinci e i Williams. Chi ci sarà al party di Laura? Franca, Claudia e Mara. Ci saranno Franca, Claudia e Mara. Chi ci sarà al party di Laura? I bianchi, i vinci e i Williams. Ci saranno i bianchi, i vinci e i Williams. Model 8. Viene anche il signor Neri sabato? Sì, vengono anche i neri. Viene anche il signor Grimaldi sabato? Sì, vengono anche i Grimaldi. Viene anche il signor Demita sabato? Sì, vengono anche i Demita. Viene anche il signor Bruno sabato? Sì, vengono anche i Bruno. Viene anche il signor Ferré sabato? Sì, vengono anche i Ferré. Viene anche il signor Donato sabato? Sì, vengono anche i Donato. Viene anche il signor Damiani sabato? Sì, vengono anche i Damiani. Model 9. Dove vanno i signori Bruno? Da Luca. Vanno a cena da Luca. Dove vanno Giulia e Marisa? Da Francesca. Vanno a cena da Francesca. Dove vanno i signori Gimlin? Dai Rossi. Vanno a cena dai Rossi. Dove vanno Luisa e Giorgio? Da Dina e Michele. Vanno a cena da Dina e Michele. Dove vanno Rita e Ermanno? Dai Soldano. Vanno a cena dai Soldano. Dove vanno i signori De Simone? Dai Ferri. Vanno a cena dai Ferri. Model 10. Dove vanno i signori Curti? Da noi. Vengono a cena da noi. Dove vanno Giulia e Simona? Da me. Vengono a cena da me. Dove vanno i signori Gimlin? Da noi. Vengono a cena da noi. Dove vanno Lucia e Pippo? Da lei. Vengono a cena da lei. Dove vanno Daniela e Franco? Da voi. Vengono a cena da voi. Dove vanno i signori De Luca? Da te. Vengono a cena da te. Listening Comprehension Dopo tanti inviti arriva sempre il momento di doverli ricambiare. Proprio l'altra sera i Franchi ne parlavano ed insieme hanno preparato una lista delle persone da invitare. A fare gli inviti ci penserà la signora la quale ha già deciso di spedire dei biglietti d'invito ad alcuni e di telefonare personalmente a degli altri. Sembra facile in teoria, ma in realtà non lo è. Si finisce sempre con fare delle magre figure, dimenticando di invitare Tizio, Caio e Sempronio. Infine hanno invitato dodici persone, fra colleghi d'ufficio, conoscenti e amici. La data e l'ora sono state fissate. Adesso resta il menù. La signora non ha ancora deciso se fare una cena in piedi o seduti. La sua più grande preoccupazione è come fare a servire dodici persone da sola e pretendere di godersi la serata. Perché la domestica che va da lei a ore è un po' anziana e le ha già fatto capire in occasioni varie di non contare su di lei per nessun motivo. La signora Franchi deve risolvere questo inconveniente. Pensa di parlarne al marito e sentire un po' cosa ne pensa lui. This is the end of